45, forse non c'eravamo ancora noi, no? La prima volta a Napoli. Almeno in programmazione, il 45. Tu lo ricordavi, dice, se siamo quello che siamo oggi è perché c'è una traccia anche in noi di Franco Ceri. Ecco, dicevamo spesso abbiamo detto che il musicista deve cercare la sua strada, però una guida fa comodo, no? Guarda, io stasera ho avuto un'impressione molto strana e molto bella anche, come di suonare con mio padre sia per un senso grandissimo di rispetto che ho per Franco Ceri, perché veramente lo considero il capostipite proprio della chitarra jazz in Italia, e poi anche per un trasporto umano e di amore che questa persona trasmette attorno a sé. Antonio Onorato, ma anche Aldo, anche Pietro Condorelli mi dicevano: sto nella pelle, l'idea di suonare con il mio maestro, che poi è un maestro dal quale si è imparato attraverso i dischi, attraverso i corsi di chitarra, che sono patrimonio un po' di tutta... Io non sono un maestro, io dove così mi capita di dare dei suggerimenti, non degli insegnamenti, i suggerimenti, cioè ciò che ho vissuto io, ciò che ho appreso io attraverso dischi di altri, aver suonato con i grandi americani, questa è stata una grande fortuna, e quello che io ho ricevuto cerco di trasmetterlo. Trasmettere le esperienze, trasmettere questo vissuto, ma non come se fosse, non so, oro colato, così le esperienze, parlando anche di cose che possono capitare nella professione, nel bene, nel male, ci sono i pro e i contro, ci sono dei momenti di tristezza, poi ci sono dei momenti di gioia. Fare il musicista, dico sempre, è un grande privilegio, al di là di come si suona, della preparazione, la bravura o meno. Fare della musica è una cosa bellissima e io quindi mi sento un privilegiato.
Senti, poi volevo chiederti un parere proprio su questi musicisti partenopei, in particolare dei tre colleghi chitarristi con cui hai suonato stasera. Beh, io non vedo musicisti napoletani a Napoli da molto tempo, e immagino, siccome stiamo attraversando un momento bellissimo in cui c'è una fauna giovanile di tutti i generi di musica, ma noi ci riferiamo al jazz in questo momento, c'è di ogni strumento, c'è una fauna giovanile straordinaria. Forse per le scuole c'è stata una crescita di scuole private, scuole anche civiche, che ha raccolto, ha radunato molti ragazzi che hanno una grande voglia di dedicarsi alla musica. La musica è una medicina senza controindicazioni, fa bene a tutti. Noi abbiamo bisogno della musica, il nostro corpo ha bisogno della musica come di bere, mangiare e dormire. Contentezza al massimo proprio. Franco Cerri è per noi e per tutti i chitarristi, specialmente in Italia, perché Franco è italiano, veramente come se fosse un padre. E non sono sviolinate perché c'è Franco, questo l'abbiamo sempre detto in ogni intervista. È il vantaggio di invecchiare. Poi per quanto riguarda il discorso della modernità, io trovo Franco molto più moderno forse anche di noi. Io lo trovo proprio che lui è la generazione precedente, forse come nascita, ma come anima e come testa lui sta molte generazioni avanti anche a noi proprio, anche nel fraseggio ha degli spunti geniali proprio, è molto, anche molto moderni proprio. Stasera l'ho dimostrato, penso che tutti se ne sono accorti.